In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Anche la 21esima disciplina sportiva fa il suo esordio sugli schermi di Directa Sport. Quest'oggi è il giorno della pallamano. AC Nuoro contro Bressanone, una partita che vado a presentare in compagnia di Giulia Di Bona del Bressanone. Intanto buonasera, e quali sono le sensazioni alla vigilia di questa partita difficile a dispetto di quanto non dica la classifica, con Nuoro che è ultima in graduatoria appunto? Buonasera a tutti, sì, in effetti non è una partita che dobbiamo sottovalutare, siamo cariche, c'è un po' di freddo e non siamo abituate, però siamo pronte a dare il massimo e portarci a casa questi tre punti. Nuoro che reduce dalla prima vittoria in campionato, è un po' sulle ali dell'entusiasmo, anche se ha solo tre punti in classifica. Voi invece come arrivate? Arrivate anche voi da una vittoria molto importante, di misura. Qual è lo stato d'animo all'interno della squadra? No, siamo contenti, siamo riusciti a recuperare 9 punti in queste 3 partite del 2017, siamo molto soddisfatte e appunto questi 3 punti sono importanti per andare avanti. L'obiettivo a lungo termine invece di questa stagione quale può essere? Allora, l'obiettivo all'inizio della stagione, quello rimane, è quello di salvarci. Poi più in su arriviamo nella classifica, meglio è. Partita per partita, vediamo. C'è un'avversaria in particolare che temete e una tua compagna magari che hai visto particolarmente in forma nel corso della settimana? Beh, ci sono grandi giocatrici come Rotondo e Prunz che giocano in nazionale e fanno la differenza in certe squadre. Come squadra il Dosso Buono è la nuova arrivata, però sta facendo un bellissimo campionato. Sappiamo che devi terminare il riscaldamento, allora ti lasciamo andare. Grazie mille Giulia, molto gentile nell'essersi concessa ai nostri microfoni. Questi ovviamente erano solamente alcuni dei temi di questa partita che sta per iniziare. Noi per il momento interrompiamo il collegamento qui dalla palestra polivalente di Nuoro, ma rimanete su directasport.it perché davvero tra pochissimo vi racconteremo le emozioni di AC Nuoro contro Brixen, 14esima giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile. Amici di Directa Sport, siete nuovamente collegati in diretta con la palestra polivalente di Nuoro. Allora, 14esima giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile. AC Nuoro contro Brixen sono già entrate in campo. Saluti di rito prima della partita, prima giornata di ritorno di questo campionato 2016-2017, entrambe le formazioni arrivano da un successo. Nuoro ha ottenuto la prima vittoria stagionale la scorsa settimana battendo su questo campo il Flavioni Civitavecchia con il punteggio finale di 31-24. Grande prova in quella circostanza da parte di Domenica Satta, trascinatrice con 16 reti, vittoria che ha riacceso la fiammella della speranza per le barbaricine, ultime in classifica con 3 punti. Davanti ci sono Mestrino con 6 e proprio Civitavecchia con 12, ben più rosea la situazione di classifica del Bressanone, ottavo con 17 punti in piena rimonta nelle ultime giornate, 6 vittorie di cui una ai rigori, 7 sconfitte, questo il bilancio nella formazione allenata da coach István Balog. Nell'ultimo turno è arrivata una vittoria in trasferta sul campo di Casalgrande con il punteggio finale di 22-23. Brixen che si è rinforzata con l'arrivo del pivot tedesco Johanna Huber, formazione questa molto forte fisicamente in virtù proprio di questo aspetto, particolarmente temuta da coach Roberto Degliana, tecnico invece della AC Nuoro, formazione quella di Bressanone che è stata capace di vincere in casa del Cassano e anche a Brescia, e dunque arriva quest'oggi in Sardegna dopo una lunga e difficoltosa, stancante immaginiamo, trasferta per cercare di fare bottino pieno. Prima della partita abbiamo sentito anche le impressioni di Giulia Di Bona che gestisce questo primo possesso della partita per Bressanone. Bressanone fa circolare la sfera, tanto pubblico qui sugli spalti dell'impianto di Via della Resistenza a Nuoro con il primo gol che arriva subito da parte di Bressanone. A realizzarlo è stata la numero 9 Stefani Durnwalder, dunque già in vantaggio la formazione altoatesina quando sono passati appena 30 secondi dall'inizio di questa partita.
dall'altra parte. Vediamo come risponde la formazione di casa, che ora si affida alla giocatrice in maglia numero 18, Valentina Davoli. L'incrocio, poi ancora Davoli, cerca una percussione qui, c'è il fallo, dunque 9 metri per Nuoro che rimane in zona d'attacco. Ora Davoli che scambia con De Murtas e il pari che arriva immediatamente. Con questa ottima azione portata a segno dalla giocatrice in maglia numero 4, Luisella Podda, rete della immediata parità. AC Nuoro che a dispetto della posizione di classifica, ricordiamo ultima con 3 punti, ha però tratto grande entusiasmo dall'ultima vittoria contro Civitavecchia, crede nella salvezza la squadra allenata da Roberto Degliana. Dall'altra parte viene sanzionato un fallo. Qui ancora Durvalder e altro fischio arbitrale con la palla rimessa in gioco sui 9 metri. Ancora Durvalder, palla dentro per la seconda rete della partita che arriva a opera da parte della giocatrice in maglia numero 19, Andrea Eder. Dunque ristabilito il vantaggio da parte del Bressanone, 2 minuti e 10 giocati nel corso del primo tempo di questa partita. Partita che si sta giocando fino a questo momento sul filo dell'equilibrio, Satta e poi qui sfortunata la conclusione da parte della giocatrice in maglia numero 16, anzi in maglia numero 6 se non ho visto male, per Nuoro. Si tratta di Enrica Ganga che non ha trovato il bersaglio dopo questa iniziativa comunque interessante da parte di Nuoro, che è scesa in campo senza timore reverenziale. Ora l'attacco di Durvalder che chiama in causa la giocatrice in maglia numero 10, Schatzer, palla recuperata dalla formazione di casa che però l'ha già persa, e allora dall'altra parte ci prova Bressanone con la palla che in questo caso termina però sull'esterno della rete. Lamentava anche una trattenuta giocatrice in maglia numero 24, Sara Hilber. Dall'altra parte è attenta Gostner, c'è però un fallo che permetterà a Nuoro di attaccare dai 9 metri, pallone rimesso in gioco e ora la circolazione per vie esterne con Davoli. De Murtas, l'intercetto da parte di Di Bona che corre in contropiede dall'altra parte e realizza, esulta Giulia Di Bona, trova il primo gol della sua partita, 3-1 più 2 allora per Bressanone dopo questo intercetto di palla. Buona la lettura in zona difensiva, la fuga in contropiede ha realizzato anche Giulia Di Bona, terzo gol della partita per Bressanone, 3-1 il punteggio, 3 minuti e 56 secondi giocati nel corso del primo tempo, con Davoli che con questo sottomano sorprende l'estremo difensore di Bressanone, Verena Wolf. 3-2 accorcia allora la squadra di casa per l'entusiasmo del pubblico. Dall'altra parte palla persa seguito a questa incomprensione in zona offensiva. Ci rimane da elencare i nomi dei due arbitri di questo incontro, sono i signori Anastasio e Falcone. 4 minuti e mezzo giocati nel corso del primo tempo, sempre Bressanone avanti con il punteggio di 3-2. De Murtas, Davoli, Satta, ancora Davoli, poi De Murtas che prova il cambio di direzione, arriva puntuale la segnalazione del fallo, 9 metri per Nuoro con De Murtas. Ora Satta, trattenuta Satta, resiste alla carica e riesce a mettere in difficoltà Wolf. Già dall'altra parte Bressanone, qui la trattenuta di Satta ai danni di Schatzer. Durnwalder, Di Bona, Schatzer, ancora Di Bona che allarga la circolazione che prosegue con Bressanone che cerca di trovare il varco, ci prova qui al numero 24 Hilber, trova però la chiusura buona da parte dell'estremo difensore nuorese.
Satta dall'altra parte, dentro per Davoli. Fischio arbitrale, 9 metri. Satta, De Murtas. Ora Podda, De Murtas, Satta. Prosegue la circolazione di palla con De Murtas, ora che rischia un pochino. Riesce a mantenere lì il pallone. Ora Satta che ci prova. Pallone però fuori misura. Riparte subito Bressanone, ora con la numero 17 di Bona che cerca la conclusione, trova l'angolino e il secondo gol della sua partita. Allunga ancora Bressanone che ristabilisce il più 2, 4-2 il punteggio, 6 minuti e 26 giocati nel corso del primo tempo di questa 14ª giornata del campionato di Serie A femminile. Più 2 Bressanone. Ora De Murtas per Davoli, giocatrice nel giro delle nazionali giovanili. Nuoro, lo ricordiamo, squadra che anche in virtù di qualche difficoltà economica sta affrontando il campionato con tante giovanissime. Qui è arrivato il terzo gol. Cercato e trovato l'angolino, nulla da fare per Wolf. Trattenuta evidente su Schatzer e arriva anche l'ammonizione per Satta nelle fila della HAC. Gioco che riprende dai 9 metri. Schatzer per Durwalder. La palla continua a circolare ora per la giocatrice in maglia numero 25, Balog. Possesso però perso da parte di Bressanone. È partita che prosegue sui binari dell'equilibrio. Davoli, un grande calma, gestisce questo possesso offensivo la formazione nuorese. De Murtas sulla carica irregolare da parte della numero 9 Stefani e Durnwalder. Ora De Murtas per Davoli, Satta. Qui si crea bene lo spazio, il corridoio per andare alla conclusione. De Murtas non riesce però a inquadrare la porta. Dall'altra parte Di Bona, dentro per Eder. Chiedevano lo sfondamento i tifosi della HAC Nuoro, non accontentati dalla coppia arbitrale, con il pallone che viene assegnato dai 9 metri ancora da Bressanone. E ancora un fallo. Di Bona qui va a cercare la numero 13, si trattava di Abiker, Mara Abiker, che ha trovato però la pronta risposta da parte dell'estremo difensore della HAC Nuoro. De Murtas, Davoli, Satta. Ancora lo scambio in zona d'attacco con Davoli, l'incrocio, poi ancora De Murtas, chiama in causa Satta. Satta qui sulla trattenuta di Di Bona, poi De Murtas che prova il tiro, trova la conclusione e arriva la parità a quota 4, impatta la HAC Nuoro, mentre è arrivato anche un cartellino giallo. Non siamo riusciti a capire chi si trattasse, quale fosse la giocatrice ad aver subito questa sanzione disciplinare subito dopo il gol di De Murtas. Intanto Di Bona che cerca la conclusione, Di Bona che poi insiste su questo pallone. Arriva il fischio arbitrale. Vediamo come viene gestito questo fischio arbitrale. Palla sui 9 metri. Bressanone è ancora in attacco. Qui la palla per la numero 13. Abiker che si guadagna il rigore. E c'è l'ammonizione anche all'indirizzo di Claudia De Murtas della HAC Nuoro, con Giulia Di Bona che si porta sui 7 metri.
pronta a trasformare. Di Bona trova la rete che permette a Bressanone di tornare avanti sul 5-4. E questo è il punteggio, 10-55 giocati nel corso del primo tempo davanti alla formazione ospite. Ora Davoli per De Murtas, numero 4, Podda scambiato e poi il tiro tentato dall'Hack Nuoro. Attenta ancora una volta Wolf, dall'altra parte cerca il tiro, la conclusione in diagonale, Sara Schatzer. Palla sui 9 metri, ancora per Bressanone. Eder, Durvalder, Di Bona, Abiker, Durvalder, ancora in posizione di centrale Durvalder. La palla poi continua a circolare nell'attacco alto atesino, qui si andava verso il centro ma ha letto bene la difesa barbaricina, si cercava ancora una volta il taglio da parte di Eder. Ora Satta per Davoli, De Murtas, scorre il cronometro, 12 minuti giocati nel corso del primo tempo. Davoli, De Murtas, buono il suo inizio di partita. Satta ancora per Davoli, continua a scambiare palla all'attacco nuorese che qui cerca il varco con Enrica Ganga che subisce il fallo mentre si apprestava a cercare la conclusione. Ancora in attacco formazione in maglia verde con Davoli che cerca e trova la conclusione vincente e arriva nuovamente la parità a quota 5 con la rete realizzata allora da parte di Davoli. Dall'altra parte Durvalder per Schatzer, poi Durvalder, Di Bona per il gol che arriva da parte di Abiker. Cercato e trovato con pazienza il varco giusto, qui l'attacco alto atesino ed è riuscito a tornare avanti sul 6-5. Satta, Davoli, De Murtas, ancora Davoli per Satta, poi Satta che cerca la conclusione, molto brava qui Wolf a intercettare con un piede la sfera, attenzione al tentativo di contropiede da parte di Bressanone con Durvalder, poi la palla per Eder, non riesce a sfondare, allora ci prova Di Bona per Durvalder, il tiro che si stampa sul palo, Bressanone ancora in attacco, trova il gol con questa conclusione mandata a segno da parte di Vera Balog, più 2 ancora per Bressanone, 7-5, Bressanone che è sempre stata avanti, il primo gol trovato dopo appena 30 secondi di gioco, poi Nuoro che riuscita comunque a mettere in apprensione, a mettere in difficoltà la formazione ospite trovando a più riprese anche la parità. Ora come detto nuovo più 2 per le bianconere che cercano la prima fuga vera di questa partita. Nuoro non ci sta qui, ottima l'azione da parte di Satta, c'è la sanzione arbitrale, ammonizione per Eder e 7 metri per Nuoro che cercherà di trasformare dunque questa massima punizione con Davoli che è già pronta sui 7 metri, la finta e la parata da parte di Wolf che neutralizza la conclusione dai 7 metri, legge bene l'angolo, respinge la conclusione, poi perfeziona il recupero di Bona, esce senza danni dunque da questo rigore, da questo 7 metri. Bressanone che ora attacca con il tiro mandato a segno da parte di Mara Abiker, più 3 Bressanone, massimo vantaggio all'interno di questa partita per le altoatesine, più 3, 8-5, 15 minuti e 30 quasi giocati nel corso del primo tempo. De Murtas
in possesso del pallone, in posizione centrale c'è Davoli, interruzione della partita. 15 minuti e 36 secondi giocati nel corso del primo tempo, c'è un time out a chiamarlo, è stato coach Roberto Deiana. Pausa della partita e pausa anche per noi. Più volte il risultato, più il risultato, più spesso. No, non dirlo, non dirlo. Questo avere il numero di male. Sì. Santa Maria. Sì, Santa Maria. Bravo. Guarda, non concordati col sonno. Siamo tornati in diretta da Nuoro, 8-5 il punteggio in favore di Bressanone, 15 minuti 36 secondi giocati nel corso del primo tempo, massimo vantaggio in questo momento della partita per Bressanone, che è iniziato bene salvo subire poi il ritorno da parte di Nuoro, che ha ritrovato la parità in due circostanze nel corso di questa partita. Ora fuga firmata soprattutto da Abiker, Mara Abiker, giocatrice in maglia numero 13 di Bressanone, e ha realizzato anche l'ultima segnatura. Ricordiamo anche il rigore parato da Wolf, ovvero pochi minuti fa. Partita che è ripresa ora con questo possesso offensivo da parte della AC Nuoro, con De Murtas, Davoli, Satta, ancora Davoli, l'incrocio con De Murtas e poi la finta da parte di Satta che cerca la penetrazione, palla persa da parte di Nuoro, può ripartire Bressanone ora che con Davoli per Durnwalder, Davoli che trova l'angolino, gol del più 4, 9-5, fuga allora, stavolta sì, fuga vera e propria da parte delle altoatesine sul 9-5. De Murtas per la AC Nuoro, Davoli, ancora De Murtas, Davoli, l'incrocio con Satta, De Murtas con qualche difficoltà nel cercare di ricevere questo pallone, ora si lotta anche a terra con il pallone, il possesso che viene assegnato alla AC Nuoro, De Murtas già rimesso in gioco il pallone, Davoli, Satta, De Murtas, incrocio ora con De Murtas che cerca la conclusione, conclusione debole, scusate, c'è stata una deviazione, allora AC Nuoro ancora in zona d'attacco con Satta per Davoli, ora De Murtas, Bellu anche in campo ora per la formazione di coach Deiana, proprio Bellu che riceve in questo momento, De Murtas, Satta cerca l'angolino, non trova però il varco giusto, riparte Bressanone ora con Dibona, Durnwalder, Dibona, Abiker, qui trattenuta, arriva il fischio arbitrale, 9 metri per Bressanone, palla rimessa in gioco, Eder, Durnwalder, altra trattenuta, altro fallo, 9 metri ancora per Bressanone, qui cerca l'azione personale Schatzer, azione viziata da un fallo anche questa, Eder si mette in gioco il pallone, Stefani, Durnwalder per Dibona e il gol del più 5, 10-5, e ora Bressanone che doppia la AC Nuoro, momento della partita decisamente favorevole alla formazione altoatesina, 10-5, lo ripetiamo il punteggio parziale positivo che ormai dura da diverso tempo per Bressanone, che ora difende De Murtas per Satta, la finta di Satta che cerca dentro la compagna in maglia numero 6 Ganga, fischio arbitrale. Manfredi, abbassa. 9 metri per Nuoro con De Murtas, ora cerca il varco Podda, il tiro murato da parte di De Murtas, molto bene qui Bressanone, trattenuta
evidentissima. Cartellino giallo all'indirizzo di Satta, se non ho visto male. In questa circostanza anche Verena Wolf va a lamentarsi all'indirizzo dell'arbitro. In questa circostanza pallone rimesso in gioco, 19 minuti 20 secondi giocati nel corso del primo tempo, 10-5 per Bressanone che attacca ancora, palla in mano, formazione bianconera quest'oggi, divisa bianca invece, divisa verde scusate, invece per la AC Nuoro. Di Bona qui per Abicher, qui la gran risposta da parte di Santa Maria, estremo difensore della AC Nuoro, che respinge con un piede. Satta dall'altra parte, attaccata da Eder, poi De Murtas sulla pressione irregolare di Bona, e c'è la sospensione. Due minuti per Di Bona e questa è la decisione da parte dell'arbitro, e dunque potrà attaccare in superiorità numerica la AC Nuoro con due minuti. Sanzionato a Di Bona. Arriva anche l'indicazione del direttore di gara al tavolo, vediamo se l'AC riesce a sfruttare a dovere questa superiorità numerica, attaccando ora con Satta. Davoli, De Murtas, ancora De Murtas, chiama in causa Davoli, perde un po' il controllo del pallone, poi Satta, palla che non viene recapitata, ora in rete. Questo attacco da parte di Enrica Ganga, che si era portata con buona posizione di fronte a Wolf, non è riuscita però a trovare la rete. C'è qualche problema intanto col cronometro, piccola interruzione della partita che ci consente allora di riepilogare quanto è successo finora. 10-5 questo il punteggio in favore del Bressanone. Bressanone in inferiorità numerica, due minuti per Giulia Di Bona in precedenza, non sfruttato però l'attacco in superiorità numerica da parte dell'AC Nuoro. Ventesimo esatto nel corso della prima frazione, più 5 che è il massimo vantaggio della partita per Bressanone. Abbiamo parlato in precedenza di come queste due squadre arrivavano alla sfida entrambe con una vittoria, l'AC vittoriosa su questo campo per 31-24 contro Civitavecchia una settimana fa, Bressanone invece vittorioso sul campo di Casalgrande per 22-23, ottavo posto in classifica per le altoatesine con 17 punti, 301 le reti segnate, 319 invece quelle subite. Dall'altra parte la AC con 227 reti fatte, 382 subite, 3 punti in classifica. Partita che ha un particolare significato soprattutto per la zona salvezza, anche se abbiamo detto Bressanone con questa striscia positiva nelle ultime settimane ha rilanciato notevolmente le proprie quotazioni. Partita che continua intanto a essere ferma, si discute al tavolo degli ufficiali di campo che è esattamente sotto la nostra postazione, purtroppo non ci è visibile, allora per questa ragione non riusciamo a spiegarvi con precisione quali siano i motivi di questa lunga interruzione della partita, lunga interruzione che tra l'altro non fa bene alle giocatrici che si stanno raffreddando. Quest'oggi clima sicuramente non caldo anche all'interno della palestra qui di Via della Resistenza a Nuoro, è partita che rinizia. Qui l'iniziativa vincente da parte di Schatzer che prende poi in contropiede la difesa nuorese, la rete del più 6, 5-11. Ora il punteggio ritoccato, il massimo vantaggio all'interno di questa partita per Bressanone che sta scappando via in maniera importante ora nel punteggio. AC Nuoro che ha probabilmente bisogno di riorganizzare un po' le idee a questo punto della partita. Possesso torna ora alle altoatesine con Wolf, chiama in causa Eder, ora Schatzer autrice dell'ultimo gol altoatesino, ancora Schatzer che cede a Durnwalder in posizione di centrale, poi Di Bona
stabilita ovviamente nel frattempo la parità numerica. Durnwalder, ancora di buona Durnwalder per Schatzer. Durnwalder con pazienza costruisce questo attacco Bressanone. Ora Balog, Durnwalder in posizione centrale, cercato qui la conclusione. Ancora in attacco, formazione in maglia bianconera con Di Bona che cercava di smarcarsi. Qui vuole palla e cerca il tiro, buona la risposta anche in questo caso da parte di Venera Santamaria, portiere della AC Nuoro, che dice di no alla conclusione della giocatrice avversaria. 5-11 il punteggio, qui ci prova Satta, c'è il fallo 9 metri allora per la AC Nuoro con Davoli per De Murtas. Davoli, Satta, ancora Davoli, incrocio con De Murtas, a sua volta poi con Satta che trova il tiro vincente in mezzo alle gambe di Wolf, riesce a sbloccare questo lungo parziale negativo. La AC Nuoro qui, attenzione perché rischia con una ricezione difettosa Bressanone, palla persa, Davoli in contropiede, altra rete direttamente in contropiede. Davoli non perdona, 11-7 il punteggio, mini parziale di 2-0 allora per la AC Nuoro che ritrova fiducia all'interno di questa partita. 11-7 il punteggio, 23 minuti e 20 secondi giocati nel corso del primo tempo. Durnwalder, ancora Durnwalder per Balog, è ancora una parata da parte di Santamaria. Ora Satta, qui c'è il fischio arbitrale, altra sospensione stavolta ai danni di Schatzer che deve dunque abbandonare il campo, e ci sono i 7 metri per la AC Nuoro che ha ritrovato energia all'interno di questa partita. Satta si porta sulla linea dei 7 metri contro Wolf, il fischio dell'arbitro, Satta il gol. Gol dell'8-11 in piena rimonta. Ora la AC Nuoro è anche in superiorità numerica per effetto della sospensione di 2 minuti combinata a Schatzer, la seconda della partita per Bressanone, la prima era stata combinata invece a Di Bona. E qui sono 9 metri per Bressanone con Eder. Durnwalder, Di Bona ci mette una mano, ancora Santamaria che esulta. Bressanone in attacco. Palla persa però, attenzione perché c'è ancora questa fuga in contropiede da parte di Satta che trova ancora l'angolino. 9-11 il punteggio ora. Bressanone che sembrava a un certo punto in controllo della partita sulla 11-5 più 6 a un certo punto, e ora questo parziale negativo con coach Istvan Balog che giustamente chiama time out. C'è bisogno di registrare qualcosa soprattutto a livello mentale direi a questo punto della partita. Allora interruzione per time out, pausa della partita, pausa anche per noi. In Alto Adige amiamo stare in compagnia come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Ritorniamo in diretta da Nuoro, time out chiamato da coach Istvan Balog per cercare di arginare questo tentativo di rimonta da parte della AC Nuoro, finita sotto sull'11-5, ma ora con un parziale di 4-0 si è riportata sotto, 11-9 il punteggio, 25 minuti 3 secondi giocati nel corso del primo tempo. Il gioco che sta per riprendere con il possesso gestito ancora da Bressanone,
con Di Bona per Eder, Stefani Durvalder, Eder, ancora Di Bona, qui Eder con qualche problema nella ricezione di questo pallone, riesce a rimanere però in possesso della sfera Bressanone, qui c'è il fischio, segnato il pallone sui 9 metri, ancora la formazione altoatesina che attacca con Eder, Di Bona, Durvalder e poi il tiro di Di Bona, ancora intercettato da parte di Santa Maria, attenzione perché c'è spazio per correre dall'altra parte per Nuoro con il fischio arbitrale, palla segnata ancora sui 9 metri a Ganga che cercava di arrivare alla conclusione, Bellu ha rimesso in gioco, Satta, Davoli, De Murtas, ora Podda, De Murtas, Davoli, Satta, ancora Davoli, circolazione insistita sull'incrocio, è Satta che cercava in questo caso la penetrazione, fermata fallosamente la sua azione, 9 metri per Nuoro che insiste questo tentativo di rimonta, De Murtas, il cambio di direzione, va giù, ancora 9 metri per l'AC Nuoro, De Murtas, la palla finisce in mezzo alle gambe della giocatrice in maglia numero 10, ora problemi anche per Davoli, non riesce a tenere lì il pallone, ha recuperato Bressanone ora con Di Bona che predica calma, vuole attaccare con pazienza ora Bressanone, vuole abbassare il ritmo, ritmo che è improvvisamente diventato vertiginoso. Ora Durvalder per Schatzer. Di Bona che ha scambiato con Durvalder, Abiker, poi Durvalder fermata in maniera irregolare. Va a protestare, non le manda a dire l'arbitro Stefani e Durvalder. 9 metri ancora per Bressanone, Durvalder, Di Bona, cambio di direzione, poi la conclusione che termina sull'incrocio dei pali, c'è stata una deviazione, allora in attacco Bressanone con ancora Durvalder per Di Bona, Durvalder, Di Bona cerca la conclusione con la mano destra andando verso sinistra, fischio arbitrale a indicare una trattenuta. E c'è l'assegnazione del rigore. Per un attimo abbiamo avuto la visuale ostruita. C'è stata l'assegnazione del tiro dei 7 metri per Di Bona. Di Bona che realizza e allora permette a Bressanone di venire fuori un po' da questo momento difficile. 12-9. Ora il punteggio per la formazione ospite. 28 minuti e 30 secondi giocati nel corso del primo tempo. Primo tempo che sta volgendo ormai al termine. Bressanone che sta cercando di arginare, come detto in precedenza, questo tentativo di rimonta da parte della AC Nuoro che attacca ancora con fiducia con questo tentativo di penetrazione da parte di Satta, fermata in maniera irregolare la sua azione, pallone che verrà segnato sulla linea dei 9 metri, ancora che problema per Satta che ha ricevuto un colpo sul volto nell'ultima circostanza, c'è un cartellino all'indirizzo della panchina, sanzione che fa infuriare il pubblico del Palasport di Via della Resistenza, avrete sentito in sottofondo, gioco che è ripreso con il pallone assegnato sui 9 metri alla AC Nuoro che qui prova ad agire con De Murtas, fermata irregolarmente a sua volta De Murtas, ora Davoli, ancora De Murtas, Davoli, posizione centrale, murato il suo tiro da parte di Di Bona e poi c'è la realizzazione da parte di Ganga, più attiva di tutte nell'andare a caccia di questo pallone, Ganga trova la rete del nuovo meno 2 AC Nuoro, 12-10, 20 secondi al termine del primo tempo,
potrà presumibilmente attaccare fino alla fine. Bressanone con Di Bona che cerca la penetrazione, fallo su Di Bona. Gioco che riprende, palla sulla traversa, fischio arbitrale, termina qui il primo tempo, più 2 Bressanone, 12-10 il punteggio. Partita molto accesa, si è accesa anche dal punto di vista agonistico, non solo tecnico, nel corso della seconda parte del primo tempo. Ora 10 minuti di pausa e anche noi allora andiamo a interrompere per il momento il collegamento qui da Nuoro, ma rimanete su directasport.it perché tra 10 minuti torneremo in diretta pronti a offrirvi il secondo tempo di HAC Nuoro contro Brixen, 14esima giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Siete nuovamente collegati in diretta con Nuoro. Ormai praticamente tutto pronto per l'inizio del secondo tempo tra HAC Nuoro e Brixen, 14esima giornata del campionato di Serie A di pallamano femminile. Si riparte in questo istante e si riparte dal più 2 Bressanone, 12-10 il punteggio dopo i primi 30 minuti di gioco. Primo possesso offensivo di questo secondo tempo gestito dal HAC Nuoro, ora con Satta per Davoli che agisce in posizione di centrale, ancora Davoli che riceve in questo momento il pallone, l'incrocio, poi Satta riceve il pallone sui 9 metri, ancora Satta, cambio di direzione, cerca di tornare da Davoli, difende bene in questa circostanza, formazione di Bressanone. Ora Podda per il tiro murato da parte di De Murtas, ma c'è Satta, attiva su questo pallone, riesce a proteggerlo. Davoli ha cercato di sorprendere Wolf con questa conclusione improvvisa, nulla di fatto. Allora Bressanone che si presenta in zona offensiva ora con il tiro mandato a segno da parte della giocatrice in maglia numero 24, Sara Hilber, 13esima marcatura del Brixen, più 3, 13-10 il punteggio. Satta per Davoli, poi Podda, ora Davoli, palla per Satta, la finta parte di Satta, ragionata l'azione dell'HAC Nuoro, ora Satta si fa trovare pronta su questa conclusione centrale. Wolf già dall'altra parte, Bressanone, c'è il fallo, il pallone rimesso in gioco con Durnwalder, Di Bona, giocatrice chiave per Bressanone nel corso del primo tempo. Schatzer per Durnwalder, Di Bona, ancora Durnwalder, la penetrazione e la rete da parte di Durnwalder. Stefani Durnwalder trova la marcatura del più 4. È iniziato bene questo secondo tempo Bressanone, due reti. Subito per ripristinare il più 4, ricordiamo che Bressanone si era portata sull'11-5 a un certo punto del primo tempo, salvo poi subire un parziale di 4-0 con Nuoro che era ritornata sul meno 2, 11-9. Primo tempo che poi è terminato sul 12-10 per le altoatesine che ora stanno cercando di allungare ulteriormente il margine. Qui conclusione di De Murtas, murata Davoli, murata a sua volta, Satta la tiene lì e poi De Murtas, Podda, c'è il fallo, 9 metri per Nuoro, applaude Eder, applaude la panchina altoatesina per questa serie di buone difese. De Murtas per Satta, cambio di direzione di Satta che cerca il varco per andare alla conclusione, deviata la conclusione di Davoli e poi nulla di fatto.
per l'attacco nuorese, dall'altra parte Durvalder per Di Bona che trova l'angolino. A segno Di Bona, più 5 Bressanone, 15-10 il punteggio. Davoli, Satta, perso un po' di verve inizio di questo secondo tempo Nuoro. Dall'altra parte invece Bressanone si è scossa un po' da quel torpore che aveva permesso alla formazione di casa di recuperare nel punteggio, mettendo in piedi quel parziale di 4-0. Intanto Satta qui ha provato a servire Davoli con un pallone interessante, dicevamo, di Bressanone, quota 17 in classifica. E ora in contropiede qui con Hilbert, che non riesce però a controllare la sfera. Sarebbe stata un'occasione davvero molto interessante questa per Bressanone. Coach Dejana è davvero molto arrabbiato con le sue giocatrici, con Davoli in particolare, in questa circostanza. Ha chiamato time out e allora interruzione della partita, mentre vedete le immagini di coach István Balog dall'altra parte che parla con le sue ragazze. Siamo tornati in diretta e vedete che è ancora in corso il time out chiamato da coach Roberto Dejana, tecnico della HAC Nuoro, che sta ancora parlando con le sue ragazze. Ovviamente non è contento dell'approccio anche mentale a questo secondo tempo, con subito un parziale di 3-0 aperto, messo a segno da Bressanone. Ora avanti sul 15-10 qui al palazzetto dello sport di via della Resistenza. Directasport.it a offrirvi questo oggi in diretta streaming, per la prima volta nella sua storia, un incontro di pallamano femminile di Serie A, 14esima giornata, partita importante in chiave salvezza con la HAC Nuoro che cerca di dare continuità al successo su Civitavecchia. Dall'altra parte invece non vuole lasciare per strada punti Bressanone, che sta conducendo l'incontro sulle più 5, 15-10. Qui un tiro completamente fuori misura parte della giovanissima compagine nuorese, stavamo accennando in precedenza. Intanto Murata Di Bona dall'altra parte, dicevamo Satta è la giocatrice più esperta e ora tra l'altro finisce a terra colpita probabilmente da una pallonata in precedenza. Giocatrice più esperta, classe 1978. Per il resto due più giovani, la formazione nuorese, sono pensate del 93. Si tratta di Maria Concetta Bianchi e di Venera Santa Maria, estremo difensore, come detto classe 93. Le altre sono tutte tra il 99 e il 2003 addirittura, pensate, davvero giovanissima la formazione della HAC Nuoro, che sta affrontando questo campionato con tanti prodotti del proprio settore giovanile. Mentre l'avete visto, è arrivata un'altra segnatura da parte di Bressanone, che ora cerca nuovamente di prendere il largo all'interno di questa partita. 16-10 il punteggio per effetto della rete mandata a segno da Hilbert. Cambio, avvicendamento tra i pali, uscita Santa Maria, entrata con il numero 1 Martina Sizia nelle fila della HAC Nuoro. Qui prova a sfondare Satta, passi, nove metri per Nuoro con Davoli, finta, poi Satta cerca di liberarsi, Satta prova la percussione, c'è il fallo e c'è anche la sospensione. Ci sono due minuti combinati, o meglio sembrava questa l'indicazione, ed è così. Due minuti, purtroppo il pubblico si è alzato completamente in piedi e ci ha permesso di vedere qual è stata la giocatrice
che è stata sanzionata con questa decisione arbitrale. Nel frattempo è arrivato un tiro in sottomano, non andato a segno però da parte della HAC Nuoro, mantiene il vantaggio di 6 lunghezze Bressanone, 16-10, 6 minuti e 42 secondi giocati nel corso del secondo tempo. Attacca Di Bona che trova la conclusione vincente, molto brava qui Di Bona, giocatrice chiave nell'ultima vittoria da parte di Bressanone contro Casagrande. È importante Di Bona anche nella partita d'andata, qui Bressanone vinse per 31-11 chiudendo il primo tempo sul 17-6, in quel caso 9 reti di Di Bona nel corso del primo tempo. Dall'altra parte Satta riesce a regalare un po' di entusiasmo, un po' di energia anche al pubblico del Palasport qui di Via della Resistenza a Nuoro, 17-11. Sempre più 6 per Bressanone con Di Bona, ora per Durvalder, il cambio di direzione, pallone intercettato, c'era però il fallo sulla giocatrice altoatesina, pallone rimesso in gioco, è entrato in campo anche la numero 30 Sandra Federspieler che ora non riesce ad arrivare su questo pallone, pallone perso. La formazione in maglia verde allora può tornare in zona d'attacco per cercare con pazienza per l'ennesima volta di ricucire questo parziale negativo. Satta, la finta, Satta cerca la penetrazione, Podda fuori, la parata di Wolf sulla conclusione di Ganga, aveva trovato un buon corridoio. Di Bona, Durvalder chiama in causa la giocatrice in maglia numero 4 Katrin Pioch. Ora Durvalder si propone, Pioch può ricevere il pallone, Federspieler per Durvalder, subisce il fallo, 9 metri per Bressanone, 8 minuti e 43 secondi giocati nel corso del secondo tempo, sempre più 6 Bressanone, 17-11 il punteggio. Qui c'è spazio ancora per Di Bona in sottomano vincente, più 7 ripristinato per Bressanone, 18-11, troppo spazio qui concesso a una giocatrice letale in queste situazioni come Giulia Di Bona. 9 minuti 10 secondi, qui ha provato De Murtas a trovare la conclusione vincente, De Murtas che riesce a tornare sul pallone, dall'altra parte Podda e trova il gol, poi la giocatrice in maglia numero 2 Bianchi per Nuoro, 12-18. Prosegue questo elastico tra più 7 e più 6 per Bressanone, che però in questo momento pare abbastanza in controllo delle operazioni. Pioch per Di Bona e poi Durvalder, Federspieler, Eder, lo scambio con l'incrocio. Di Bona chiama in causa Pioch, un po' presa in controtempo dal suggerimento della compagna, non riesce a tenergli il pallone. Decimo minuto nel corso del secondo tempo che è scoccato, Satta in posizione di centrale ora per la HAC Nuoro. Satta, Podda, ancora Satta, ora De Murtas che cerca la percussione, Satta, Podda, ancora per Satta, attaccata da Durvalder, lamentava una trattenuta di maglia, poi De Murtas che trova pronta Wolf. C'è, sono i 2 minuti di sospensione per Sandra Federspieler e pallone che verrà rimesso in gioco sui 9 metri da parte dell'HAC Nuoro. In superiorità numerica Federspieler fuori causa sul 18-12 Bressanone. Stiamo per entrare nel corso dell'undicesimo minuto nel corso del secondo tempo e qui la gran parata di Wolf su questa iniziativa interessantissima da parte di Satta, giocatrice di maggior classe, di maggiore esperienza dell'HAC Nuoro,
conclusione centrale letta bene da Wolf, si era liberata molto bene alla conclusione esatta nell'ultima circostanza. Ottima però la risposta da parte di Wolf, che ha mantenuto saldo il più 6 e poi dall'altra parte va dentro sfruttando il fisico. Durnwalder non trova però la conclusione vincente in questo caso, si rimane sul 18-12 più 6. Brixen satta la finta e poi riesce a trovare la segnatura anche su una piccola indecisione da parte di Verena Wolf, che mastica amaro in questa circostanza. 13-18 il punteggio, sempre più 5 per Bressanone, che ora attacca con Di Bona, subito attaccata, cede all'indirizzo di Eder, attaccata a sua volta, qui un po' in difficoltà Bressanone. Pallone ancora assegnato alla formazione bianconera con Durnwalder. Durnwalder trattenuta da parte di Ganga, 9 metri. Eder liberata al tiro, Hilber che trova il gol, 19-13 più 6. Brixen, 12 minuti e 40 giocati nel corso del secondo tempo. Satta per Podda, Satta riesce ad arrivare sul pallone, era diventato vagante per un istante De Murtas, poi palla persa, un po' di confusione e ora il pallone però assegnato a Nuoro con Ganga, va da Podda, circolazione nuorese con De Murtas. Satta, trattenuta Satta da parte di Di Bona, richiamata parte dell'arbitro. Ora Satta, cambio di direzione di Satta, è ancora 9 metri, insiste, compagine barbaricina che non ci sta, non si vuole arrendere. Satta ancora a segno, Domenica Satta, giocatrice classe 1978, sta ancora una volta cercando di trascinare la HAC Nuoro, 19-14 per la formazione ospite. Ora formazione ospite che attacca con Di Bona, ora la numero 30, si trattava di Federspieler che ha servito ancora una volta Hilber. Hilber che si è fatta respingere però la conclusione da parte di Santa Maria. Ancora in attacco Bressanone, Federspieler, Durnwalder. Ora ancora Durnwalder, Di Bona, Durnwalder, l'incrocio con Eder, Di Bona, Federspieler e il pallone che carambola prima sul palo, poi sulla traversa anche dopo la deviazione da parte di Santa Maria. Dall'altra parte Satta trattenuta, 9 metri per la HAC Nuoro. Partita sempre comunque molto avvincente nonostante il buon margine di vantaggio acquisito. Ora parte di Bressanone, deve esserci stata l'infrazione di passi. Dall'altra parte Hilber a segno, 20-14, fuga vincente in contropiede da parte di Hilber al 15° minuto e 13 secondi nel corso del secondo tempo. Più 6 Bressanone, 20-14 intanto, mentre è scoccata ormai la metà del secondo tempo. Vi ricordiamo che dopo la partita saremo in campo per raccogliere a caldo le impressioni dei protagonisti di questa partita. Dunque rimanete collegati anche dopo il termine del match, match che sta vedendo Bressanone in buon vantaggio ora, 6 lunghezze, 20-14 con Nuoro che però Maidoma ancora in attacco, qui fermata in maniera irregolare l'azione di Bianchi.
Davoli in posizione di centrale, c'è Satta ora che riceve nuovamente il pallone, va da Davoli, cambio di direzione, ancora Satta, cambio di direzione anche per Satta che serve Davoli, va dentro con coraggio Davoli, non riesce però a inquadrare lo specchio della porta, buon attacco però qui da parte della formazione allenata da coach Roberto Deiana, che con quel time out chiamato in apertura di secondo tempo è riuscito un po' a richiamare all'ordine le sue ragazze. Erano entrate abbastanza male in questo secondo tempo. Dall'altra parte è fermata in maniera evidentemente irregolare l'azione di Katrin Pioc. Eder Di Bona, ancora Pioc che prende in controtempo la difesa, trova il varco giusto, va a realizzare 21-14 ora per Bressanone, che cerca l'accelerazione decisiva a questo punto della partita. Davoli, Satta, ancora Davoli, tornata in posizione di centrale, Davoli, Satta, Davoli prova ancora a farsi vedere, ora Satta, spazio, trova il varco giusto sotto la traversa, 21-15. Dall'altra parte Bressanone ora, dopo la rete subita, riesce in qualche modo a mantenersi aggrappata a questo incontro. Lac, ora con Federspieler, Di Bona, rete, ottima azione. E ancora troppo spazio concesso a Di Bona, che ha tempo e modo di salir su, trovare lo spazio, il tempo giusto per il tiro e mandarlo a segno. 22-15, 18 minuti, 10 secondi giocati nel corso del secondo tempo, più 7 ora per Bressanone. Bellu, ora Podda per Satta, la finta di Satta col cambio di direzione, 9 metri per Nuoro. Satta per Podda, dentro il fallo su Bellu, con il pallone che verrà segnato sui 9 metri, ancora alla Hack Nuoro. Davoli, Satta, prova l'angolino anche in questo caso, Domenica Satta, 22-16, è riuscita a eludere l'intervento di Verena Wolf. Dall'altra parte Durwalder prova ad andare in penetrazione, finisce giù, rigore per Bressanone, conquistato dalla giocatrice in maglia numero 88 Carolina Durwalder, e dunque 7 metri con Giulia Di Bona, che si porta sulla linea, pronta a trasformare contro Sizia. Di Bona realizza, 23-16, ora il punteggio, 19-40 giocati nel corso del secondo tempo. Satta, Davoli, Podda, il cambio di direzione qui di Ganga, fermata fallosamente, poi Davoli, ancora Davoli, incrocio, difficoltà sulla ricezione di Satta, fischio arbitrale, interruzione della partita per un istante, sembrata esserci l'indicazione di un time out, non sarà evidentemente così. E così come era successo nel corso del primo tempo, il cronometro della partita qui si è fermato a 20 e dunque è stato azzerato. E ora per i 10 minuti conclusivi della partita, con Davoli nel frattempo che ha cercato una conclusione completamente però fuori misura, la giocatrice classe 2002 della Hack Nuoro. Ora Carolina Durwalder per Hilber, poi
Stephanie Durwalder. Durwalder per Hilber, a segno ancora Hilber, davvero molto prolifica all'interno di questa partita. Hilber per Bressanone, 24-16, quando siamo nel corso del 21esimo minuto di questo secondo tempo. Più 8 Bressanone. Vediamo se sono definitivamente chiusi i giochi per la formazione allenata da coach Balog. Alak non si vuole arrendere, qui va a realizzare ancora con Luisella Podda. La rete del 24-17 di Bona per Durwalder. Poi c'è Pioc. Durwalder, fallo, una trattenuta di Sate. Allora 9 metri, rimesso in gioco la sfera con Di Bona, mattatrice dell'incontro. La conclusione in sottomano tentata nel frattempo da Carolina Durwalder con la maglia numero 88 di Bressanone. 22-10 giocati nel corso del secondo tempo, trattenuta evidente su Satta, 9 metri per la Hack Nuoro. Il pallone rimesso in gioco da Podda per Satta, ora De Murtas chiamata in causa. Ancora Satta, trova lo spazio per il tiro, lo manda a segno Domenica Satta, abbiamo ricordato in precedenza, mattatrice dell'incontro con Civitavecchia, 16 reti messe a segno. 18-24, accorcia sul meno 6 la Hack Nuoro, provata sotto anche di 8, dunque mini parziale di 2-0. Qui ancora invitata l'azione con il numero 25, Vera Balog, trova ancora lo spazio per andare dentro e realizzare. 25-18, De Murtas per Satta. Ancora De Murtas, Satta nella posizione centrale, De Murtas, qui l'incrocio con Bellu e poi Podda che scambia con De Murtas, il tiro murato da parte di De Murtas. Esulta Di Bona che riesce a liberare lo specchio della porta da questa conclusione, deviando la sfera con un braccio, poi palla persa dall'Hack qui con Ganga che non riesce a controllare il pallone. Già ripartita Durwalder, ha servito Di Bona, ancora Carolina Durwalder per Stefani Durwalder. Giulia Di Bona attaccata e perde palla. Bressanone, passaggio un po' pretenzioso qui all'indirizzo di Satta che non può ovviamente raggiungere il passaggio lunghissimo da parte della compagna. 4 minuti 24 ovviamente minuti e 10 secondi giocati nel corso del secondo tempo. È arrivato a una realizzazione non concessa, però c'era fallo. Ora Durwalder, Di Bona a segno. Di Bona non riesce a coprire il palo, in quella circostanza si zia, e allora arriva il punto numero 26 della partita per Bressanone, 26-18, quando stiamo per entrare nel corso degli ultimi 5 minuti di questa partita, partita che sta sorridendo di nuovo con buon margine, più 8 alla formazione altoatesina che qui va a leggere bene questa linea di passaggio con Eder, poi la fuga in contropiede con Balog che aveva proposto una buona linea di passaggio alla compagna sola. Balog qui va a realizzare in mezzo alle gambe di Sizia, il punto numero 27 ora di Bressanone. Bressanone che la sta chiudendo dall'altra parte. Davoli col pallone deviato ancora una volta da parte di Di Bona, importante, importantissima in zona difensiva anche per Bressanone nel corso di questa partita. 5 minuti e mezzo, 25 minuti e mezzo
cronometro riciclato al ventesimo che ogni tanto ci trae in inganno qui. Tanto Davoli con questa bella azione, ottima la finta, molto molto interessante la partita da parte di Davoli, lo ripetiamo, classe 2002. Qui ottima la sua azione personale, ha trovato lo spazio, il corridoio giusto per andare a segno, punto numero 19 della HAC. Qui murata da Satta l'azione di Carolina Durnwalder, ci mette un braccio e ora accusa un po' il colpo, l'impatto col pallone subito in precedenza. Domenica Satta, l'arbitro interrompe per un istante l'incontro per andare a sincerarsi delle sue condizioni. Meno di 4 minuti ancora da giocare nel corso di questa partita, ora con il pallone dentro all'indirizzo di Carolina Durnwalder in maglia numero 88, la giocatrice in maglia numero 30 è ovviamente Federspieler. Qui trova Carolina Durnwalder il tiro vincente, 19 a 28 il vantaggio ora per Bressanone. Partita ormai su cui stanno scorrendo i titoli di coda, andrà a conquistare a raggiungere quota 20 in classifica. Bressanone rimarrà a quota 3, invece la HAC Nuoro. Ricordiamo anche quelli che sono i prossimi impegni di queste due squadre. Bressanone che nel prossimo turno affronterà in casa la Flavioni Civitavecchia, la HAC invece sarà di scena sul campo di Brescia. E ricordiamo anche le altre partite che compongono questo turno di campionato, mentre il pallone viene assegnato sui 9 metri ancora a Bressanone con buona parata qui da parte di Sizzi, estremo difensore classe 2003, pensate, della HAC Nuoro. Satta qui dall'altra parte, ci mette le mani Barbara Gostner, portiere del Bressanone, subentrato a Wolf. Dicevamo, le altre partite di questo turno di campionato: Civitavecchia contro Ferrara, Estense contro Teramo, Mestrino contro Brescia, Dossobuono contro Salerno, Casalgrande contro Conversano e poi domani Cassano Magnago contro Messana. 2 minuti al termine di questa partita, è arrivata anche la marcatura numero 29 per Bressanone, più 10 è il massimo vantaggio della partita, partita ormai ampiamente decisa, a meno di 2 minuti dal termine. È stata però per buoni tratti dell'incontro, buona prestazione da parte della HAC Nuoro, dall'altra parte invece Bressanone ha fatto la partita che doveva fare, una partita d'autorità sostanzialmente, nonostante qualche sbavatura soprattutto nel corso del primo tempo. Ricordiamo infatti quel parziale di 4-0 nel corso del primo tempo. Tanto c'è prima della conclusione dell'incontro un time out in campo, allora noi ci prendiamo una piccolissima pausa. In Alto Adige amiamo stare in compagnia. Come Forst 1857, la più estroversa delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Siamo tornati in diretta. Terminato il time out in campo, meno di un minuto e mezzo da giocare ancora nel corso di questa partita, partita che vede avanti Bressanone sul più 10, 29 a 19 sulla HAC Nuoro, che cerca ancora di attaccare qui con Davoli per Podda, ancora Davoli, Satta per ancora Davoli, Podda. Scorre il cronometro, partita, abbiamo detto in precedenza, già decisa, il tiro tentato da Satta in questa circostanza, nulla di fatto. Riparte Bressanone con il tiro qui mandato a segno da Sandra Federspieler, che trova l'angolino giusto, 30 a 19 il punteggio, ultimi 40 secondi di partita, allora iniziamo a raggiungere il campo.
come detto al termine dell'incontro vi offriremo le parole a caldo dei protagonisti. Seguiamo intanto questo contropiede interrotto però il gioco da parte del direttore di gara. Dicevamo 20 secondi al termine, Nuoro che vuole attaccare però fino alla fine. Davoli prova con il cambio di direzione a cercare la conclusione, c'è il fallo, il pallone verrà segnato sui 9 metri alla AC Nuoro, ma non c'è più tempo, anzi c'è ancora spazio per questo attacco sui 9 metri, vedete la barriera foltissima schierata da Bressanone. Allora finisce qui con Bressanone che sbanca il Palasport di Via della Resistenza a Nuoro con il punteggio finale di 30-19. Ora noi ci prendiamo una piccola pausa, ma rimanete su Directa Sport perché tra pochissimo andremo a offrirvi le interviste a caldo ai protagonisti della partita. Siamo con coach István Balog, tecnico di Bressanone. Coach, che partita è stata? Una prestazione d'autorità da parte vostra, una buona partita. Sì, molto buona partita. Primo tempo molto molto difficile per noi, giocato Nuoro molto buono, veloce, molto 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 buono. Noi abbiamo fatto fatica e secondo tempo nostra esperienza, nostra fisicità. Fisicità fatto di risultato, ma molto grande complimento per Nuoro perché così giovani e così autismo fatto, e io dico gratulazione per Nuoro. Quali sono le prospettive del vostro campionato adesso con questo altro risultato positivo? Nel prossimo turno affronterete Civitavecchia, per cui un'altra prospettiva insomma per cercare di far punto. Per noi anche un po' sorpresa perché noi abbiamo pensato facciamo questo campionato 10, 11, 12 posto e adesso noi siamo meglio, noi siamo molto felici e nei prossimi due giochi ci sono a casa, ma molto interessante, noi abbiamo giocato meglio fuori come a casa. Noi abbiamo due giochi, se noi facciamo questi due giochi noi abbiamo molto molto buon posto e io sono molto contento. Grazie mille. Grazie. Coach, molto gentile. Allora andiamo a prenderci una piccolissima pausa, nel frattempo andiamo a cercare ovviamente anche coach Roberto Deiana, tecnico della AC Nuoro. Torniamo in diretta, ci sarebbe piaciuto offrirvi anche le dichiarazioni da parte di Roberto Deiana, tecnico della AC Nuoro, che però era già negli spogliatoi a colloquio con le sue ragazze per commentare questa prestazione tutto sommato comunque orgogliosa della formazione barbaricina. Al di là della sconfitta, ricordiamo che Bressanone ha battuto la AC Nuoro con il punteggio finale di 30-19. Ovviamente un ringraziamento a tutti coloro i quali ci hanno seguito da Bressanone per questa diretta che ci auguriamo sia la prima di una lunga serie nel mondo della pallamano. Grazie anche a Mauro Faris che ha curato la parte tecnica relativa a questa diretta, grazie ad Andrea Farris che ha curato invece le immagini. A tutti voi l'appuntamento ai prossimi eventi targati directasport.it. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre